Tanti gli striscioni polemici esposti allo stadio Oreste Granillo dalla Curva Sud, che ha voluto testimoniare la capacità di rigenerarsi della città e della squadra. Migliaia i reggini che hanno risposto presente all'appello del tifo amaranto, occupando i gradoni della Curva Sud e della Gradinata. Cori, applausi, abbracci, emozioni nella serata che ha celebrato l'orgoglio amaranto. C'erano il DS Massimo Taibi, il team manager Giuseppe Branca, i calciatori di Chiara, Loiacono, Gagliolo e Liotti, la senatrice Tilde Minasi, i sindaci Carmelo Versace e Paolo Brunetti. E c'era lui, Mr. Pippo Inzaghi, che nel giorno del suo compleanno ha scelto di rimanere con la famiglia al completo al seguito a Reggio Calabria per fare una promessa ai tifosi. È chiaro che avrei voluto festeggiare un altro compleanno, sono sincero, prevedendo di me. C'è tanta tristezza perché avevo sposato questo progetto, con tanta gente che mi diceva che forse sbagliavo, invece io oggi sono ancora più contento di quello che ho fatto, perché ho avuto modo di conoscere il territorio della gente straordinaria, un posto che mi ha aiutato dal primo giorno, cioè i miei figli e le moglie. E quello che posso dirvi è che io ho aspettato il più possibile, ho visto dalla mia tante persone importanti per questa società, perché il segretario, il manager, il detto stampa, oltre ai giocatori che purtroppo stanno andando, e non lo tocco l'uomo di questa società. Però io sono sicuro che la regina tornerà a splendere e io quello che mi prometto qui davanti a tutti è che un giorno tornerò, perché non lascio le cose a metà. Pippo Inzaghi, uno di noi. La speranza continua a regnare nonostante la consapevolezza di una partita durissima che si giocherà il 29 agosto al Consiglio di Stato per la riammissione al campionato di Serie B. La Curva Sud invita la città a non indietreggiare e tenersi pronta ad affrontare anche il peggio, come già successo in passato. Ma la partita non è ancora conclusa.